Io scelgo di raccontare Verona perché Verona è di fatto oggi il vero laboratorio dell'estrema destra in Italia. Lo è da molti anni, lo è sempre di più, e lo è per un motivo molto semplice, che in quella città che, come dice Luca, è straordinaria. Verona è una città che ha risorse, un'anima votata all'accoglienza, alla cooperazione, alla solidarietà, alla tutela dei diritti anche e soprattutto di chi ne ha meno e di chi viene lasciato di solito indietro. E però questa Verona appare pochissimo perché? Perché è oscurata e messa nell'angolo dall'altra Verona, Che che è però la è una Verona minoranza, che tu scrivi. amo, che è una minoranza che però assurge a maggioranza ombra e diventa di fatto quella che dà le carte in città e che cuce sul corpo della città questo abito nero che è fatto di tre pezzi. A Verona c'è una saldatura di sistema fra tre pezzi di società: i gruppi neofascisti o addirittura in alcuni casi i neonazisti, la destra di potere, quindi la destra istituzionale, la destra che oggi definiamo sovranista, cioè la destra che governa, che fa le cose, che ha il potere in città, il sindaco di Verona e Fratelli d'Italia. Il terzo pezzo è quel mondo complesso, variegato, difficile da interpretare, ma giornalisticamente molto interessante, almeno dal mio punto di vista, che è il mondo degli ultracattolici. Gli ultracattolici e oscurantisti, reazionari, antiabortisti, in alcuni casi ferocemente omofobi. Questa è la cornice. Verona la racconto perché, ed è il secondo motivo, perché è un modello. Cioè, Verona è un possibile modello, io mi auguro ovviamente di no, ma è un possibile modello per la destra in Italia. Perché la destra di fondo un bivio, Luca, e poi ti ridò il microfono, da una parte diventare una destra moderna, liberale, democratica, costituzionale, europea, dall'altra restare una destra sdraiata su posizioni sovraniste, sulla politica e la fabbrica della paura, dell'odio, delle diseguaglianze, delle discriminazioni, di considerare che intorno a noi c'è un fortino o delle mura. Io qui banalmente, me lo perdonerete, cito Shakespeare ovviamente, quando dice non c'è mondo fuori dalle mura di Verona, che è esattamente, diciamo, il motto che ispira il buon Butel veronese, no? Il bravo ragazzo veronese. Fuori dalle mura di Verona non c'è mondo e quindi io devo difenderlo il mio mondo. La mia roccaforte, la difendo se possibile e se necessario anche con la violenza, anche con il modo. Questo è il tema, ecco perché Verona rappresenta un modello per la destra.